impegnativo a partire dalla prossima settimana, gara in casa e poi 6, 13 e 20 sono fissati i tre recuperi per completare il tutto entro il 23 aprile come da programma. Primo tiro per l'Abruzzi con un VAR in basso di Tibè e poi rimessa sempre a favore dell'Abruzzi, San Giovanni Valdarno in fase di attacco. Siamo ancora ovviamente sullo 0-0, le prime battute, c'è Peresson, Tibè, 8 secondi per giocare questa palla in attacco. Tibè deve forzare il tiro, lo fa e lo trova. 2-0, Angelica Tibè. Attacco del Battipaglia, logo, qui c'è il fallo di Peresson. Fallo di Maria. Di Lazzaro, scusate. Problemi di Covid che hanno costretto la squadra di casa della Bruschi a due rinvii. Per cui sono arrivate a tre le partite da recuperare. Tutto fuori casa, ma comunque da recuperare, quindi da sabato 2 in casa e poi adesso il capitano della Bruschi, muove Emilia, 4-0, 1 minuto e 15 di basket giocato, low Milani. Jessica è quella del Battipaglia, di qua abbiamo un'altra Milani, primo canestro per Battipaglia e di Seca. Prova l'entrata, non trova il canestro, ma poi non è preciso. Bove. Palla, questa è la nuova straniera di Battipaglia, Ana Vesole, 4 pari è il tutto. Non va il tiro di Rospignani, rimbalzo è per Scarpato. Ancora Votulek. Che andrà in lunetta con questo fallo subito. Vinovic. Coach Greco. Chiama lo schema per la sua squadra. Non va il primo tiro libero di Votulek. Buono il secondo, vantaggio Battipaglia, siamo ovviamente all'inizio, 7.34 da giocare nel primo quarto. Cambia lato e lo fa con troppa veemenza, Tibè non raccoglie Peresson. Luogo è Scarpato. L'anticipo. C'è palla che va fuori, è andata fuori anche la giocatrice del Valdarno, Tibè, nulla di grave, si è rialzata, la palla è per Battipaglia. 4-5, vantaggio esterno, la palla in mano a Battipaglia con Milani, terzo logo, Seca, ancora Seca, prova all'entrata, viene raddoppiata, che ancora è a terra, riesce a dare comunque a Milani che allo scadere tira, la palla che non va, Logu, rimbalzo, palla ancora che non va, recupero per Lazzaro, Vespignani. Vespignani realizza nonostante il fallo di Milani.
ricordiamo che gioca Jessica Milani, classe 2004, nella formazione di Battipaglia, mentre Alice Milani, classe 99, gioca nella Bruschi. E va il tiro libero, rimbalzo per Nuovo. 6-5 Battipaglia, palla recuperata da Battipaglia. Adesso per il servizio di Lazzaro per Fide. 8-5, vantaggio interno. Scarpato. Prova lei a bomba, palla che non va senza problemi per Esson, recupera il pallone, lo porta avanti. 6 minuti adesso da completare per il primo quarto. 8-5 il punteggio. Ora per Esson, prova a liberarsi nelle palle in basso del Tibè. Muove Vespignani. 8 secondi per giocare questa palla in attacco per la squadra di casa. Tira lo scadere di Antonia Peresson. 11-5. Scarpato il logo. Non va il tentativo di entrata di Battipaglia con Milani. Tibè prova a girarsi, è stoppata la sega, la palla però va fuori. L'ultima a toccare è la giocatrice Battipaglia. Entra Ologide per coach Matassini ed esce Tibè. Cambia nulla, due centri che si alternano. Pallo in attacco per la Bruschi, per cui palla che torna a Battipaglia. Logo, lasciata sola, fa l'apertura sulla destra, trova il fondo del campo e va a canestro. 11-7. Per il sonno. Muove, vola Giudice ancora per il sonno, palla deviata. E viene assegnata a Battipaglia, l'intervento difensivo di Seca ha successo. Poi adesso Logu, Milani, con la palla dentro per la nuova straniera che si muove bene e va a realizzare. Voto, voto. 11-9. Muove, butta dentro. Pallone che si arrampica ma con che efficace. 3-19, 4 al termine del primo quarto. Scarpato, Milani, Logu, ancora Scarpato, aveva detto a Seca che però ha difficoltà a gestirla, si lotta a terra, ma la palla esce fuori e poi sono finiti 24 secondi. Giro fuori, gatti dentro, questa è la decisione di coach Matassini.
però per difficoltà del pareggio, la palla sulla... Ci sono un po' dubbio questo degli arbitri, perché la giocatrice di casa ha fatto sbattere il pallone sulla gamba avversaria, però lui ha visto la palla fuori e basta. Logu è alla rimessa, lo scambio con Milani. Ora Milani prova a buttarsi dentro l'elo, palla fuori. Va il tiro di Botolic. Cresson, siamo sempre sul 3-19, mancano adesso 3 minuti alla prima sirena. Spignani recupera il fallo su questa entrata. Entra l'altra Milani, quella del Valdarno, Alice Milani, numero 14. Buono il primo per Vespignani. Segna anche il secondo libero, 15-9. Sbaglia tutto, voto questo. Gatti. Gatti per la Bruschi, segna i due punti, 17-9, time out, battipaglia. Qui al Palagalli siamo a 2.36 dal termine del primo quarto della partita di basket femminile, valevole per la 22esima giornata del campionato di A2. Girone Sud, Bruschi 17, Battipaglia 9. Rimessa per Battipaglia e in carica Scarpato. E Seca che porta palla. Non va il tiro di Bonculex. Va la bomba, rimbalzo per Milani, Alice, Vespignani, tanto siamo agli ultimi due minuti del primo quarto, palo di Scarpato su Vespignani. Entra Ramò nella Bruschi, Bruschi da Bove. Milani, marcata da Botolicchio. Milani rovina tutto con un pessimo controllo di palla, dall'altra parte Botolicchio e Scarpato va al tiro, ma Vespignani va a recuperarsi il pallone. Cresson libera per la bomba, sbaglia tutto, rimbalzo il logo, Scarpato. Fase un po' concitate, ancora una palla persa.
uscita Milani, quella della Bruschi, ed è entrata Tibè. Si è fatta male a un piede, Alice Milani, sotto le cure dei massaggiatori, vediamo questo attacco della Bruschi. Che tirare, tenta un passaggio, errore, quindi a 1.09 torna in attacco, battipaglia. Licchio, non va al suo tiro, ancora a secco. Gatti, questo tiro che non va, palla però ancora in attacco della Bruschi. Trentasei secondi, 9 decimi, 14 in attacco per la Bruschi. È un fallo. Di Scarpato, esce Gatti ed entra Olagide per quanto riguarda la Bruschi. Esce Scarpato al suo secondo fallo e entra De Feo. Secondi per andare al tiro, 24 per tutta la gara, attacco di Peresson che non va a buon fine, rimbalzo adesso per Battipaglia con Totolicchio, la palla che va fuori, faticano le radici di Battipaglia a controllare il pallone, che poi dà l'opportunità dell'ultimo tiro del primo quarto alla squadra di casa. La panchina chiama di secondo, 4 secondi, la palla che va lunga per, anche per Tibè. E finisce qua il primo quarto, 17 Bruschi, 9 Battipaglia, un minuto e torniamo con voi. Con una manciata di secondi per riniziare la partita, mentre si attende questo, ecco, arriva la sirena, 17 Bruschi, 9 Battipaglia, al termine dei primi 10 minuti di gioco effettuato. Milani. Seca, ancora Milani, quella di Battipaglia, poi Logu sta per pasticciare, poi si ferma, ancora l'attacco, ma il pallone non dato bene con davanti Ramò, da parte di De Feo, quindi rimbalzo ancora Olagide, per la Bruschi. Da Milani, ancora l'attacco centro avversario, ancora Logu, in basso per Vespignani, molto confuso e farraginoso l'attacco
fatti pagliette, adesso un bel ribasso invece mi dà il pallone, se c'è il fallo a favore di Battipaglia, fallo a favore di De Feo, Seca la rimessa, 17 secondi sul cronometro, sono passati solo 10 secondi del secondo quarto, peggio 19-9. Logu toglie nulla, rimbalzo per Lazzaro, poi ancora l'attacco della formazione di casa, poi il rigore del passaggio, poi ancora Milani pronta al tiro ma non trova il canestro, palla viene sputata fuori dal ferro. Vestignani gioca veloce ma poche conclusioni rispetto al tiro, vediamo questa di Ramoglio, però sbaglia il tentativo da fuori, ancora si gioca dall'altra parte al ritmo forsennato, 19-9 rimane il punteggio, siamo a 7:50 dalla conclusione della metà gara, appoggio al tabellone, appoggio vincente di Vuleti, 19-11. Esce De Feo, esce Seca, entrata Chiovato con numero 30, e poi è tornata Scarpato. Vestignani si butta dentro, trova il consiglio giusto per il 21-11, Sofia Vestignani. Scarpato mette la palla davanti alla giocatrice avversaria Milani, ma poi l'hanno recuperata le compagne, arriva in transizione, rimedia il fallo Vuletic. Illuminetta la straniera di Battipaglia, buono il primo e anche l'ultima arrivata nella squadra campana. Buono anche il secondo, 21-13 è il punteggio. Prova il press. Non ce la fa a tenere in campo il missile lanciato da Tibè. Rientra Bove al posto di Tibè, che va in panchina da sola, ormai sapendo che ha sbagliato. Viene subito richiamata da Coach Patassi. 21-13. Lotta rimbalzo alla meglio, ancora Battipaglia con Vuletic. Sul posto. Realizza il primo, 21-14. Anche il secondo, 21-15, 6-32 sul cronometro. Attenzione.
Ramò, non va il suo tiro, rimbalzo per Milani, Bodolek scarpato, allora ancora per Bodolek, anche se Bove che la ostacola, rimbalzo la gite per Esson, dall'altra parte subito Milani sbaglia, poi l'appoggia, ancora la raccoglie Battipaglia con Piovato, scarpato, il peggio fissato sul 21-17, 5-35 fino ad arrivare all'intervallo lungo e siamo in time out, quindi un minuto per noi. Si riprende a giocare, la palla è per la formazione di casa che conduce di 4 punti, 21-17, ha avuto anche 10 punti di vantaggio. Adesso Olajide, Olajide viene stoppata. E la palla torna a Battipaglia, scarpato, Logu, Cosolicchio. Di Bodolek, ora Gide, canestro e fallo subito, dei cambi. Poi Gide sbaglia il tiro libero sul rimbalzo, tolta la palla da Brusco, in pressione sul libero di Milani. ...23-17 il punteggio. Scarpato. Sempre scarpato, viene poi murata da Tibè, adesso l'attacco è per Labruschi, ancora Tibè chiamata in causa dalle compagne, prova a appoggiare al tabellone ma non trova che è il primo ferro, quindi si rimane sul 23-17. Attacco di Battipaglia che riceve una brusca frenata, adesso scappato, prova a impostare per il tiro da due, dicono gli arbitri, quindi il canestro del 23-19. Una palla alta, non si intendono,
e la compagna, quindi palla buttata ancora una volta. Lo scambio era tra Gatti e Tibet. Fuori Milani e dentro Vespignani, questa è la decisione di coach Matassini. Dall'altra parte il coach greco di battipaglia continua girandola di gambe per trovare il giusto quintetto. La squadra campana sta reggendo bene il campo, sotto i 4, una palla in mano, scarpato da 3, non trova nulla, rimbalzo nelle mani di Tibè, poi Gatti, Vespignani, Peresson. Peresson e Tibè, il gioco a due delle due ragazze, e quindi altri due punti per la Bruschi. Fallo di Gatti. Un acciuga. Buono il primo tiro libero per Battipaglia. Ora anche il secondo per Guanciugo. ...25-21... Peresson chiama il pallone dall'altra parte, Bovena, ecco che gli arriva, Bove da 3, non va, Colagide ci prova ma non riesce a tenerla in campo. 25-21, torniamo come 3 minuti fa, 4 punti sotto palla in mano per Battipaglia. Licchio. Poi Seca, Battipaglia a meno 2, dalla Bruschi, ora gide viene morata, e le 3 settimane di sosta per motivi Covid ovviamente si sentono nel giro palla della Bruschi, e chiaramente come tutti il rientro è sempre difficile. E ancora un time out, un minuto anche per noi. Giocare con Battipaglia in attacco, 2 sotto, 25-23 per la Bruschi, l'attacco è di Battipaglia, scarpato Seca, ancora scarpato, adesso ci prova Fotolicchio, scarpato prova la bomba, non va, rimbalzo per la Bruschi con Bove. Intanto siamo scesi a 1,50 prima del riposo lungo,
Bruschi ha la possibilità di ricacciare indietro la squadra campana. Rospignani, 5 secondi per andare al tiro, l'errore di Rospignani, Seca capisce tutto, si porta adesso avanti lei, libera Podolicchio, non viene servita, adesso è scarpato, arriva la palla a Podolicchio, prova lei la bomba del sorpasso che non va, e il rimbalzo per Bove. Vespignani, intanto 1 minuto e 14 c'è il fallo di Podolicchio su Vespignani. L'attacco è per Labruschi, 1 e 13 per il sonno. Vespignani prova ad avere entrato lo scarico e poi c'è il fallo. Esce Scarpato per Battipaglia, se vediamo chi la sostituisce, è Milani che la sostituisce. Ultimo minuto del secondo quarto, 25 per chi attacca in maglia bianca, Labruschi, 23 per chi difende. Fallo è su Bove che andrà quindi in lunetta. A 56 secondi dal termine, Emilia Bove, capitano della Labruschi in lunetta. Buono il primo libero. Buono anche il secondo. Ancora un time out, 27 a 23, vantaggio interno della Labruschi, un minuto anche per noi. Iniziata la gara, siamo nell'ultimo minuto, poi la palla ancora che viene deviata, dovrebbe essere Fabio, ci ripensa, per cui è ancora rimessa per Battipaglia. Podolicchio pronta alla rimessa per la formazione campana. Milani, Seca, ancora Seca che riceve, 40 secondi al termine, Milani a 2 secondi prova il tiro, non colpisce nulla, poi palla conquistata dalla difesa toscana, 28 secondi al termine, 27-23, vantaggio interno per le toscane, Pereston, no scusate, Gatti, no Pereston. La palla è andata fuori, 14 secondi. Ora la
l'attacco delle padrone di casa, 12 secondi è il tempo che manca sui due cronometri. Bove va a realizzare due secondi a termine e se ne accorge Potolicchio che va al tiro ma fuori misura. Finisce il secondo quarto, 29 Bruschi, 23 Battipaglia. 15 minuti e torniamo con voi. E ormai manca pochi decimi di secondo all'inizio della contesa qui tra Bruschi San Giovanni Valdarno e Polisportiva Battipagliese. 29 a 23 per le toscane, tutto ovviamente da giocarsi in questi ultimi secondi, 20 minuti di gioco. Non è stata una gran bella partita, almeno fino adesso, tanti errori, poca velocità. Ricordiamo che la Bruschi viene da 3 settimane di assenza forzata perché per il periodo problema del Covid, e Battipaglia pure ha avuto qualche problemino, ha cambiato la straniera all'estero all'ultimo momento. Penso sono due work in progress, come si dice adesso. Detto questo, andiamo a capire anche la partita delle Milani, c'è Alice Milani numero 14 maglia bianca e c'è Jessica Milani numero 50 in maglia azzurra per... Oh. Il primo attacco è per la Bruschi con Milani. Vespignani, arriva in soccorso anche Bove, la palla non viene data, poi la palla per Esson, 2 secondi e basta, ancora passaggi. Bove allo scadere ma non va ovviamente a segno il Potolicchio. Milani ha contestato l'imbalzo, dall'altra parte sbaglia la straniera, è facile appoggio al canestro, quindi palla che torna alla Bruschi. 29-23, si rimane così, Bove riesce a realizzare l'assist di Antonia Peresson, 31-23. Ma sono finiti 24 secondi, 31-23 rimane il punteggio di metà gara, ancora 0-0 in pratica, ma è passato appena un primo e 15 secondi. Tranne il canestro di prima per la Bruschi con Bova che ha fatto gli unici 2 punti di questi primi 2 minuti di gioco. Milani, Vespignani, ancora Milani, Tibè, butta dentro, tiro da fuori, 33-23, 10 punti, massimo vantaggio per la Bruschi. Milani, Seca, Potolicchio, Potolicchio è la bocca da fuoco della Battipaglia e ormai gli avversari lo hanno imparato e quindi va a un trattamento di riguardo per quanto riguarda la marcatura. Vespignani, ancora Vespignani che non va, Seca al rimbalzo, va da sola. Milani, ancora niente, 33-23, vantaggio interno per Esson, gioca a 2 con Tibè, time out Battipaglia, 35-23, un minuto di riposo anche per noi.
si riparte, Battipaglia prova, sbaglia subito, c'è Milani che ruba il pallone sul passaggio molto tenero della difesa di Battipaglia, ancora un intercettamento, stavolta Battipaglia che lo costruisce, ancora un errore, logo sbaglia, per Sode ringrazia, ma siamo qui sempre quasi più concitate. Il canestro di Bove, ma l'assist della compagna, quindi 37-23, ancora una palla rubata, Sode a Vespignani, viene attaccata dagli avversari, per gli arbitri è tutto regolare. Peresson chiama il pallone a sé per fare questo tiro che non riesce, con il ribasso di Beno riesce, dall'altra parte Cotovicchio, c'è la bomba di Botulac, 37-25. Peresson, Vespignani, 10 secondi, Tibè, ancora Vespignani, 7 secondi. Ok, risolvo tutto così, Sofia Vespignani, 39-25. Vespignani ruba il pallone, poi ancora così viene trattenuta per la maglia, poi ancora Vespignani sbaglia l'appoggio, poi è Bove che va a metterla dentro, 41-25. Il fallo sull'entrata di Potolini. 5:24 intanto il tempo sul cronometro. Di contestazione sull'operato arbitrale del patron Rossini, adesso il primo tiro libero sbagliato da parte di Cotovicchio, si rimane sul meno 16 per Battipaglia, 41-25. Buono il secondo, 41-26. Beh, Peresson capisce tutto, la straniera di Battipaglia, palla che viene così rubata, questo è scarpato. Cotovicchio, fallo di Cotovicchio, visto dall'arbitro a Tibè, quindi c'è un cambio in tutte e due le formazioni, escono Tibè per Olagide ed è entrata Lazzaro, sempre per Labruschi, dall'altra parte è uscita Cotovicchio. Di Olagide su io ...4:40 intanto, il gioco sempre più frammentato dall'intervento arbitrale, dalla grande confusione in campo, vedete, addirittura con la giocatrice a terra, l'arbitro poi fischia contesa, siamo effettivamente alla frutta dall'arbitrante. Comunque, avanti
6 secondi per questa palla in attacco, scappato pressione di campo per Martina, scappato, palla persa per Battipaglia, riparte Bruschi, Bettignani, Peresson, 8 secondi per giocare questa palla, prova l'entrata, Lazzaro non la trova davanti a sé, ecco la palla in mano, si intendono le battipagliesi perché la palla finisce fuori, 3.51, intanto è sceso il cronometro, 41.26 è il tempo, è il punteggio acquisito fin qui. Peresson, Spignani, ancora Peresson, faticano tutte e due le squadre a trovare il tiro libero, ci prova Peresson, lo trova al volo, gli mette un canestro, 43-26. Seca che riceve lo scarpato, rimasti 9 secondi, ancora scappato, poi al tiro ma senza andare al di là del ferro, Pulitic, dove riceve l'assist da Peresson, 45-26, si allarga la forbice, siamo a 19 punti. Abbastanza equilibrati nel punteggio, adesso nel terzo esce fuori di prepotenza Battipaglia, ancora una contropiede, Peresson prova ancora lei la bomba e la trova, va dentro anche questo, via, Vespignani, Peresson interrompe il palleggio di Scarpato, recupera il pallone, Bove prova il piazzato, non lo trova, il rimbalzo è a favore di Battipaglia. Seca. Cercata dalle compagne Seca, si butta dentro e va a chiudere un'azione personale, 50-31 il punteggio. Siamo nell'ultimo minuto della terza frazione. Cambi di qua e di là, Battipaglia rientra dopo 3 alla volta, quindi facciamo prima a guardare dopo chi ritorna. Si può riprendere il gioco. Siamo nell'ultimo minuto, tra adesso l'ultimo minuto di gioco del terzo periodo. Ramo intanto in campo e poi Bove prova il piazzato, non lo trova. Palla che vaga in mezzo all'area avversaria. E poi il Giovato
trofeo a pallone rubato da Gatti. Gatti va a canestro, subisce il fallo di dopo. C'è il tecnico. Dovrebbe essere il tecnico alla panchina Battipagliese. Bravo, realizza il tiro libero del tecnico e adesso c'è Gatti che deve tirare i suoi. Il tiro rimasto perché aveva fatto canestro, quindi 53 a 31, vantaggio interno 36 secondi, realizza anche altro tiro libero Gatti, 54 a 31. Scarpato, Lobo, ancora scarpato. Il fallo no, scusate, la numero 30 Chiovato, quarto fallo sulla città, aglia la gira, prende l'imbalzo, ha fatto il quarto fallo prima. Manciata di secondi al termine, viene bloccata, ma si trascina al di là della riga. Milani, la freccia premia Battipa e Labruschi, sono 9 secondi rimasti per giocare questo pallone prima della fine del terzo periodo. Bravo. Nessuno, quindi finisce la terza frazione di gioco, 54 Bruschi, 32 Battipaglia. Due minuti e torniamo con voi. Ancora qualche secondo prima di poter iniziare la quarta frazione di gioco, 54 Bruschi, 32 Battipaglia. Mancano 10 minuti e poi anche questa gara va in archivio. Sabato prossimo ancora in casa la Bruschi nel derby contro Firenze e poi inizia il Tour de France. Nelle tre partite di mercoledì tutti i recuperi fissati prima del 23, così come prevede la disposizione di Lega Parco. Scarpato, un balzo tiro, recupera il pallone Milani. Ancora Milani, prova da tutto da solo, poi sbaglia l'appoggio, rimbalzo per Battipaglia. Chiovato, Lobo si butta dentro, okay. Fallo. Logo in lunetta per Battipaglia, sono 54 a 32. Realizza il primo. Non va il secondo. Infrazione al rimbalzo, quindi invasione dei giocatrici di Battipaglia, quindi la palla viene riconsegnata alla Bruschi.
Sta volando via anche il primo minuto del quarto periodo, quindi 9 al termine, 54 a 33. Gatti, Tibè, Lazzaro, Gatti, ancora è pallone che resta lì e poi la palla è trazione di campo dovrebbe essere. De Feo che ha subito il fallo. Palla persa per l'infrazione di campo di Chiovato, adesso è Ramò, palla dentro a Gatti, Gatti viene spinta da due persone, poi recupera il pallone, la stessa Chiovato poi lo riperde, ormai siamo all'incontro di catch puro, le spinte di qua e di là vale tutto e i due arbitri fischiano solo e la palla va fuori. Effettivamente il livello è sceso ancora di più nel corso della gara, ormai sarebbe meglio questo distacco che si giocasse un po' più tranquilli, considerando che l'incolumità dei giocatrici dovrebbe venire al primo posto, ma Scarpato, Logu da tre, non va, Milani, poi Lazzaro, ancora Gatti, Milani, palla dentro per Ramò, palla fuori, ancora in attacco Labruschi. Il punteggio è sempre 54-33, quindi siamo fermi così da un minuto e mezzo. Ramò tutta sola, prova il piazzato, lo trova, 56 a 33. Gotulek, 56 a 35, ultimi 6 minuti di gioco, pallone a Tibè, Lazzaro, Tibè, palla fuori per Milani che però non trova il piazzato, quindi palla che ritorna a battipaglia. Scarpato, un'azione personale, poi il pallone è andato al centro e poi Milani. Montabove rientra, fuori Tibè. Brusky, maglia bianca che è in attacco, 35 battipaglia, maglia azzurra. Allora ancora Botule. Vediamo che Brusky non gioca, cioè è in panchina ma non è mai entrata, non entrerà neanche adesso la straniera Tina Ciglianovic. E
Rospignani, Ramò, Bove. Sbaglia l'appoggio Bove, quindi recupera il pallone Battipano, passava nell'angolo, ma all'errore al tiro. Battipaglia sempre avanti in attacco, questa è Jessica Milani, due picchi, Dio, Carpato, azione di passi, Dio, 5.39, 56 Bruschi, 35 Battipaglia, attacca Labruschi che è rientrata in campo dopo ben oltre 3 settimane di assenza per problemi col Covid. Poi Vespignani prova il tiro, balla sul fello, poi palla va fuori, ma l'ultima a toccarla è stata una giocatrice ospite. Ramò non va sul rimbalzo, Lazzaro prova a rubare il pallone, non ci riesce ancora, è l'attacco di Scarpato, prova l'entrata personale, sbaglia l'appoggio, rimbalzo e Bove, 4.50 adesso al termine. Prova da bondo fuori, non ci riesce. Palla rubata da Vespignani, ritorna di là e la sfera e l'attacco della Bruschi. Ramò, palla all'esterno e poi il tiro da tre di Lazzaro. '49-35, siamo adesso a 4 minuti dal termine. Milani non va al suo tentativo. Vespignani. Non arriva la palla a Ramò, 3.30. Pato. Boom. Tre minuti adesso, attacco della Bruschi, Lazzaro, un fallo di Don. Gide, Vespignani, ora la Gide, prova lei l'entrata, è tutto bene tranne che il tiro, palla che rimbalza sullo primo ferro, poi gestita dalla formazione ospite, più che un tiro è un cross, quello fatto da Scarpato, poi dall'altra parte c'è il canestro Bruschi. Dillo.
si riprende a giocare. Tacco di Battipaglia, siamo negli ultimi due minuti, prova da lontanissimo ma non va il tiro di De Feo. Ancora la palla a De Feo, scarpato, Piovato, che ha preso anche una manata in faccia da Ramò. E qui Gatti non trova più la palla, la trovano le avversarie e possono volare dall'altra parte. 1:40 intanto. Piovato con la Gide. Peresson, lo scarico esterno. Centra la bomba all'ultimo minuto, 6-1-3-8 il punteggio. Ma si gioca per giocare senza grossi problemi d'animi. Entrata di De Feo. Che andrà in lunetta a 40 secondi e 9 decimi dal tempo. Buono il primo per lei. Buono anche il secondo, siamo 61-40. Ultime due azioni della gara che ha visto il ritorno in campo e al successo per la Bruschi. E invece per quanto riguarda Battipaglia, tutto è rinviato alla prossima gara interna, dove Battipaglia ha costruito il suo bottino di punti conquistati finora. Con la Gide fa di tutto. Ancora la palla che viene là, poi scadono i 24 secondi, le doppie, i passi non valgono, quindi per limite raggiunto di secondi perde palla la formazione di casa. Intanto siamo a 15 secondi dal termine della gara, 6-1-4-0, vantaggio interno. Piovato. Qua finisce la partita, vince 61-40 la Bruschi. Appuntamento sempre da San Giovanni Valdarno sabato prossimo ore 21 su Trip TV, il derby con Firenze. Allora, dopo partita vincente, dopo tre settimane abbondanti di sosta forzata per il Covid, insomma, un po' difficile tornare in campo, Antonio. Eh sì, un pochino, comunque dovevamo trovare, ritrovare il ritmo di gioco tutto quanto, però penso che sia stata una buona prova corale, tutte quante hanno contribuito, quindi è stata proprio una buona vittoria di squadra. Mancava anche Tina, insomma, esatto. Diciamo, mancava anche la straniera. Adesso ci sarà un bel tour de force, intanto il derby, pensiamo a quello e poi parleremo del mese di aprile di fuoco. Esatto, sì, ci ritroveremo a giocare tantissime partite nelle prossime settimane, però siamo pronte. In queste settimane di pausa comunque che ci siamo riprese abbiamo messo tanto lavoro dentro e quindi siamo pronte. E adesso pensiamo una alla volta, questo è l'importante, prossima è Firenze e dobbiamo riprendercela, ecco, quindi... Sì, perché all'andata mi pare che... Sì, all'andata non è andata benissimo, quindi sarà una partita molto importante per noi, precisamente. Grazie e complimenti. Mille. Grazie. Ciao Matassini, duro il rientro dopo tanta assenza, ancora assenze perché poi Ciglianovic non ha neanche giocato per precauzione, però insomma
20 punti a Battipaglia, l'importante era vincere, si è giocato a tratti benino, a tratti non si è potuto giocare perché io ho visto partite di catch, non di basket, però va bene così, sembra che queste siano le regole. Dici la tua. Era normale che ci fosse un po' di ruggine, perché comunque era quasi un mese che non giocavamo più una partita. Però, come hai detto tu, a tratti abbiamo fatto delle buone cose. Nel primo tempo difensivamente avevamo fatto qualche regalo, poi obiettivamente nel secondo tempo siamo stati molto più precisi difensivamente. Quando noi difendiamo, poi dopo in attacco abbiamo punti diffusi e quindi possiamo fare male in parecchie maniere. Alla fine, al di là del risultato, del divario, penso che è una vittoria che ci serviva per rimetterci in pista, anche perché dovremo fare 8 partite in meno di un mese e poi playoff, e quindi oggi era importante ripartire e siamo ripartiti. Certo, adesso parlando solo del prossimo avversario, c'è Firenze, un derby importantissimo per distanziare una terza in classifica, ma soprattutto perché è un derby e voi all'andata foste un po' negativi, insomma, cioè, avendo perso. Sì, per noi al di là del derby, e noi comunque siamo molto forestieri in questa squadra, quindi al di là di Maria Lazzaro penso che nessuno di noi lo viva come un derby vero e proprio, però abbiamo perso e siamo abbastanza arrabbiati per questo, e quindi dobbiamo vincere e convincere proprio per cancellare quella che è stata la partita d'andata, che ci è sfuggita per nostra colpa al di là dei meriti di Firenze. Più o meno le prime 4 ci sono, Umberti ha vinto anche a Capri, quindi insomma, si conferma terza o quarta forza, c'è Firenze e poi c'è la Spezia che vi tallona nei recuperi e nelle partite da vicino. Sì, ci siamo due, ormai ci sono due blocchi, le prime 4 sono queste, poi magari l'ordine ancora da decidere tra prima e seconda e tra terza e quarta, perché ecco, obiettivamente penso che difficilmente la terza e la quarta possano arrivare dalle prime due, però al di là di questo è da decidere l'ordine, e sotto c'è veramente molto movimento e quindi bisognerà arrivare all'ultima giornata per capire chi gioca con chi, e sono tutte squadre che stanno facendo delle buone cose, quindi bisognerà stare attenti subito dal primo turno. E poi, come tutti sappiamo, i playoff sono un'altra cosa, ma prima di parlare dei playoff parliamo del campionato, e quindi da San Giovanni Valdarno ancora in casa prima delle tante trasferte. Esatto, prima di 3 trasferte abbiamo un altro viaggetto casalingo. Grazie.